Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci qui oggi con World War II Rebuilder, un nuovo titolo uscito un bel po' di tempo fa. Infatti io l'ho giocato per 5-10 minuti, soltanto che poi dopo se ne sono passate così tantissime ore. Allora, tutto quello che c'è da fare su questo gioco, ma sicuramente l'avrete visto anche voi, l'avrete giocato anche voi, tutto quello che dobbiamo fare è quello di sistemare alcune città bombardate durante la guerra, e quindi è quello che faremo quest'oggi. Io l'ho già provato, anzi l'ho riprovato, perché non appena era uscito l'ho preso, l'ho giocato un pochettino, come detto, per quelle 5-6 ore l'ho giocato, e devo dire che è molto molto interessante. Spero, ragazzi, che vogliate seguire questa serie in mia compagnia. Detto questo, andiamo avanti. Dunque, allora, vediamo un attimino, possiamo partire direttamente dal tutorial. Allora, dal tutorial, anche se il combattimento di terra ha risparmiato la tua patria, la Gran Bretagna, il feroce bombardamento nazista ha provocato il caos. Eri troppo giovane per la coscrizione, così ora, dopo la guerra, hai di lasciare la casa della tua famiglia, di unirti al movimento di ricostruzione del paese. Quindi iniziamo, quindi riavvia la missione. Sì, se vedete, riavvia la missione. Come detto, ci ho passato veramente quelle My 4-5 big ore. brother, Gilbert, died at, as Churchill called it, the British Empire's finest hour. He was a Spitfire's pilot during the Battle of Britain. This sky-high fight, which lasted for months, seemed to herald the end of the kingdom. Our victory only limited the scale of German air raids, which were carried out only at night during the Blitz. The number of those killed was in the tens of thousands. From July of 1940 to June 1941, the possibility of bombing our home was part of the life of every citizen. And yet, a few years later, British troops took part in the campaign that finally liberated Europe from the Nazis. At the time, I was too young to enlist. The war took my brother from me, and I was refused to avenge him. However, I think history has imposed on me another duty of no less importance. A country ruined by war requires rebuilding. People are waiting for a roof over their heads, for jobs at factories, and for the end of starvation rations. So, from my family farm, I set out to help with rebuilding the country for the future of all of us. E quindi, ragazzi, entriamo in gioco noi, insomma. Dobbiamo ricostruire, come detto, le città bombardate. E quindi iniziamo proprio con il primissimo tutorial. Come detto, ragazzi, spero che vogliate seguire questa serie, scusate, in mia compagnia. E naturalmente, ragazzi, scusate se mi avete visto praticamente muovere il microfono, bere un goccio d'acqua, insomma, non ci fate caso. Dunque, allora, vediamo un attimino. I tutorial possono essere visualizzati anche premendo H oppure con il tasto Tab. E ok. Dunque, allora, aspetta, per completare un livello è necessario completare tutti gli obiettivi principali. Ok. Il completamento degli secondari aggiuntivi aumenterà il tuo punteggio finale e ti darà più punti abilità. Dunque, allora, ragazzi, per chi non conoscesse il gioco, come detto, è un titolo di ristrutturazione di vari paesi, come detto, distrutti dalla guerra, quindi durante la guerra. Innanzitutto, in alto a destra possiamo trovare i punti esperienza con cui ci vengono pagati una volta che abbiamo finito di ristrutturare un muro, per farvi un esempio. Con quei tipi di punti noi possiamo andare ad acquistare cose per abbellire intorno alla zona. Lo possiamo sia abbellire in questo modo, quindi andando a spendere i nostri punti, oppure direttamente, se abbiamo un bel po' di materiali raccolti in giro e vogliamo crearli, invece di andare a spendere punti esperienza, possiamo anche consumare i nostri materiali che abbiamo raccolto. In questo caso,
Come potete ben notare, qui vi faccio vedere, innanzitutto vedete che illuminazione degli oggetti interattivi, quindi possiamo andare ad illuminare l'oggetto da distruggere e da raccogliere. Questo è legno, questo è altro legno, queste qua invece sono delle macerie, ve le segna in basso a destra, questo qua invece è del metallo. Qua invece niente, questi qua sono tutti quanti i vari tipi di stock per macerie, legno, metallo e mattoncini. Quindi se siamo abbastanza pieni nelle nostre tasche, ci avviciniamo qui e scarichiamo tutto quello che abbiamo recuperato in giro. Dunque allora ecco, infatti vi fa praticamente vedere il mini tutorial, quindi andiamo avanti. E a posto. Questi qua sono i piccoli mattoncini. Questo è il legno, questo è il legno, 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 metalli, a posto. E come avete ben notato, abbiamo ripulito la zona e ci ha dato ben 150 punti esperienza. Vado a lasciare tutto il materiale che non mi serve. Come detto, se mi serve qualche cosa, ritorno indietro, prendo quello che mi serve e cerco quantomeno di sistemare quello che c'è da sistemare. Nuova missione, come potete ben notare. Qui anche leggete come fare una determinata parte. In questo caso uso il cannello da taglio per tagliare. Inseriscine uno nuovo con il metallo. In questo caso ci chiede praticamente di tagliare questo. A posto. Mi recupero questo. Sicuramente non mi basterà. Vado qui. Mi prendo tutto il metallo con il tasto destro del mouse. Il tasto destro è per recuperare, il tasto sinistro è per mettere dentro tutti i vari tipi di materiali. Ora vado a selezionare il metallo e clicco qui e abbiamo fatto anche questa parte. Quindi molto semplice, almeno fin qua ragazzi è veramente molto semplice. Poi dopo più si va avanti e più diventa sempre più complicato. Bisogna anche, come detto, arredare un pochettino la zona per aumentare la qualità dell'aria. Infatti, come ben notate, in alto a sinistra dello schermo ci viene indicato quello che dobbiamo fare e in più ci vengono date, anzi, ci viene data la possibilità di poter, come posso dirvi, aumentare la qualità dell'aria. Quindi in questo caso qua non c'è niente. Premendo CTRL, vedete che in questo caso questo qui lo devo buttare giù. Però c'è anche lo strumento pala. Con lo strumento pala riesco a recuperare tutto molto in fretta. Molto meglio, molto meglio. Dopo vi faccio vedere quello lì che cos'è, non vi preoccupate. Dunque allora, innanzitutto dobbiamo tirar giù questo, ecco, come avete ben notato. Passa la pala, recupera tutti i vari materiali. Ora prendi le macerie e costruisci questo. Un po' di legname ce l'abbiamo. Non abbiamo più legname, quindi e lo vado a recuperare. Torno indietro. Finisco di fare questo. A posto. Allora, questo qui, ragazzi, come vi ho spiegato prima all'inizio, se noi abbiamo i materiali giusti, possiamo creare ad esempio questo tetto. Se non abbiamo materiali, ma abbiamo i punti esperienza, o meglio, i punti non sono punti esperienza, ma sono bensì punti lavorativi che ci vengono dati una volta che noi abbiamo finito di sistemare una zona. Come detto, se non abbiamo questi punti, lo possiamo creare a meno che abbiamo i materiali. Se non abbiamo i materiali, ma abbiamo questi punti, possiamo spendere i punti per poter acquistare un tetto o un qualsiasi cosa che ci servirà per poter andare avanti. In questo caso, se non vado errato, mi sa che io qui ho tutti quanti i materiali. Vedete che qui praticamente è la nostra officina, vi fa vedere tutto quello che c'è, come si crea e come si acquistano. Vado qui. In questo caso a me mi serve il rivestimento del tetto. Ci costa 125 punti, noi ne abbiamo ben 150. Però visto e considerato che non voglio spendere tutti questi soldi, quindi che faccio? Lo vado a creare perché abbiamo metallo, detriti, legna e anche mattoncini. Quindi che faccio? Faccio crea. E in questo caso ho consumato un po' di materiali, ma mi sono lasciato da parte questi punti. Quindi cliccando il numero 1,
vado qui e faccio qui. E questo, ragazzi, è fatto. Una volta arrivato a questo punto, qui ci viene chiesto di continuare oppure di concludere. Se tutte quante le stelle sono 5 stelle, quindi scusate il giro di parole, se sono queste 5 stelle al massimo, quindi che abbiamo completato praticamente tutto, possiamo fare concludi e passare alla città successiva. Se invece non siamo, come dirvi, soddisfatti di una determinata zona, allora possiamo continuare. Quindi se io continuo, in questo caso qui, per farvi un esempio, voglio mettere una panca o una statua o una fontana, lo posso fare senza problemi. Quando noi abbiamo fatto questo tipo di lavoro e siamo soddisfatti della qualità dell'aria che ci circonda, allora andiamo qui. Andiamo al telefono ed è la stessa identica cosa di prima. Quindi faccio concludi, perché in questo caso tutti i nostri risultati sono al massimo. Quindi concludi. Andiamo a Gimbert. Mentre viaggiava verso Londra per aiutare a ricostruire la città, il tuo treno è stato costretto a una fermata inaspettata. La stazione ferroviaria della città di Gimbert è in rovina, anche se la guerra non è arrivata fin qui. Scopri cosa è successo e libera i binari per continuare il tuo viaggio verso la capitale. Quindi in questo caso siamo noi che sistemiamo la ferrovia, la stazione, la città, proprio per dare una, diciamo, tra virgolette, una seconda possibilità ai cittadini, se c'è qualcuno ancora in, non in libertà, ma se c'è ancora qualcuno in vita. During the war, the railway was used mainly for evacuating children from cities to the countryside and for military transportation. Now the train to London was full of volunteers, eager to rebuild the capital. Communication lines were one of the targets of Nazi air raids. Probably more than one military train had to stop in front of the destroyed section of the track, or was even destroyed itself by enemy bombs. But even without hostile activity, transporting ammunition is a dangerous undertaking. In nearby Soham, the train station was destroyed when a wagon full of explosives blew up on the platform. Something is not right. Our train stops, but it is still a long way to London. What's going on there? Broken tracks. Rubble and wrecks. My God. Is this the Soham disaster all over again? Allora, ragazzi, siamo alla stazione di Gimbert. E un'altra cosa che vi volevo dire, allora, a parte il fatto che comunque sia, spero di essermi spiegato abbastanza bene per quello che riguarda il gioco, per le meccaniche, per come funziona, visto e considerato che, come detto, ragazzi, l'ho giocato per 4-5 ore. E naturalmente, ragazzi, ogni tipo di città, ogni tipo di stazione, eccetera, eccetera, ha bisogno di un sacco di tempo per essere rinnovata. Dunque, allora, la stazione ferroviaria di Gimbert e i suoi dintorni sono stati danneggiati, anche se il villaggio non era l'obiettivo dei raid aerei. Forse una bomba è caduta per caso o c'è stata un'esplosione in un trasporto di munizioni. Speriamo che non ci siano state vittime. Questo livello è ispirato ai tragici eventi della catastrofe ferroviaria di Soham nel 2 giugno del 44. Ok, allora, come detto, hai punti abilità da spendere, quindi ne ho 11, perché come detto, visto e considerato che l'ho già giocato, ogni tanto c'è qualche tipo di aggiornamento e quindi tutti i vari punti già li ho presi in precedenza. Quindi andiamo qui in migliorie. Dunque, allora, vediamo un po', possiamo fare il martello a questa, e quello che usiamo di più è la pala. Fondi iniziale più 100, velocità di camminata più 10. Ok, a posto. Dunque, allora, velocità di camminata. Ok, allora, premi CTRL, eccetera, eccetera. Come detto, ragazzi, mettetevi in pausa il video e leggetevi tutto quanto il manuale del mastro. Quindi, in questo caso, vado a recuperare tutto quello che c'è da recuperare. Forse magari è meglio che mi metto la pala, perché siamo molto più veloci. Allora, questo qui è per spaccare fuori tutto, va bene. Dunque, allora, un attimo solo, perché
Questo qua, se non vado errato, mi sa che si poteva anche sistemare. Non mi ricordo onestamente, aspetta. No, praticamente no. Ok, quindi le macerie qui le abbiamo recuperate. Quindi che faccio? Vado qui e le deposito. Questi qua sono mattoni che mi vado a prendere. Soltanto questo abbiamo? Sì. Allora, lasciali qua. A posto. E iniziamo ad andare avanti. Dunque, qui in questo caso, come potete ben notare, ci fa vedere come distruggere le cose e come tagliare per l'appunto quello che abbiamo fatto prima. Allora, il martello dovrebbe essere molto più veloce adesso. Innanzitutto vado prima a spaccare tutto, recupero i metalli. Gli oggetti metallici di grandi dimensioni devono essere tagliati in pezzi più piccoli prima che possano essere raccolti. Ok, e questo già lo sapevamo perché già abbiamo visto più o meno come funziona. Io ragazzi ve lo posso anche consigliare perché comunque su Steam, quindi se lo volete su Steam c'è senza problemi, lo potete trovare a posto. Allora, recupera anche questi rottami. Aspetta, che questo qua non ho capito perché non me lo fa prendere, ma bisogna puntare in modo giusto. E dai. Ok, a posto. Dunque, dammi il cannello. Ale. 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 E Ale. A posto. Allora, recupera. Recupera pure questo. Questo. Eh sì ragazzi, adesso dovremmo fare un pochettino di avanti e indietro, proprio per portare tutti i materiali a posto, perché comunque come detto abbiamo un tot libero di mettere i materiali in saccoccia. Recupera. Allora, qua c'è ancora dell'altra materia. Questo qua già lo posso tagliare, fammi vedere. Sì. Bammete, dammi qua, non ci va più niente perché come detto abbiamo praticamente esaurito le scorte, le nostre saccocce, lascia tutto, non vi preoccupate perché poi dopo questo treno qui, una volta sistemato il tutto, arriverà là davanti che ci porta, come detto, tutti i vari materiali. Dammi il cannellus e Ale, a posto, altri 80 punti, ottimo. Non ho le pietre con me, quindi, o meglio, scusate, le macerie non ce n'ho per fare questo lavoro a terra. Quindi bisogna aspettare giusto un pochettino. Recupera e recupera. Dunque, allora, dobbiamo andare a portare ancora altra roba là sotto. Eh sì, perché come detto, il metallo si riempie molto, molto in fretta rispetto ad altri tipi di materiali. E mi sembra pure una cosa tanto buona e giusta. Recupera questo. A posto. Allora, qua sotto c'è un altro vagone. Ora, tagliare questo vagone è molto semplice. Tacchete. Allora, forse magari qua sotto potrebbe essere un po' più difficile, perché dovete mirare proprio alla zona interessata e quindi ci vorrà un po' di tempo. Ci manca un pochettino qua. Ok, recupera. E fin qua stiamo a posto. Ora cerchiamo di fare anche queste. E come detto, forse magari il tagliare è un po' più, diciamo tra virgolette, un po' più scocciante rispetto al recuperare materiali, eccetera. Tanto ci siamo e lo facciamo. A posto, anche questo. Forse magari sapete che cosa? Questo tipo di gioco forse è meglio proporlo in live. Voi che cosa ne dite? Comunque fatemi sapere anche la vostra, perché se volete qualche live, magari la posso pure portare sul canale. Non che non lo voglio fare, però fatemi sapere anche la vostra.
Allora, è rimasto questo poco, questo pochino qui. Ok, a posto. Dunque, non abbiamo più spazio, però aspettate. Forse è meglio che lo finisco di tagliare in modo che comunque non esco pazzo poi dopo. Almeno così poi dopo vado, posiziono tutto. O meglio, scusate, lascio tutto e ritorno e recupero tutto quello che c'è da recuperare. E sì, come detto ragazzi, forse magari il tagliare è un pochettino più non noioso, però comunque c'è da perderci veramente tanto tempo. Allora, no, questi qua no. Allora, mi dai le macerie, che ne sono veramente pochissime. Vediamo un po' quello che possiamo fare qua con le macerie, almeno mi porto tra virgolette un po' avanti. Sono finite, ok, niente di che. Madonna mia, già abbiamo finito lo spazio addirittura. Vabbè, dai, non fa niente. Tanto comunque, come detto, ragazzi, il treno poi dopo alla fine si sposterà in avanti, dove siamo noi. Ma scusate, ma fatemi capire, le migliorie. C'è il... Dov'è? Ah no, ci stanno. Non vuoi perdere tanto tempo a pulire i muri? Aumenta la dimensione. Ah no, aspetta, questo qua. Posseduti, questo qua 2. Sei a corto di soldi? Non puoi permetterti un pasto caldo dopo una giornata faticosa in cantiere. Prendi soldi extra da tuo zio che vive all'estero. Quindi praticamente è il nostro zio che ci paga? Hai capito? Grande zio, grande. Vabbè, ci paga poi. Che ci paga? C'è da sì e no, 80 centesimi. Come dovevamo campare noi? Con 80 centesimi in saccoccia? Aspetta. Manifesto di carico. Primi tab. Allora, vediamo un po'. Si può leggere? Hai capito? Bello anche questo. Non c'ero arrivato io qua sotto, sapete? Eh sì, a parte il fatto che mi sa che non ho neanche fatto un giro intorno qui. Vabbè, dai. Siamo praticamente risbucati di nuovo dove eravamo prima. Però lascia fare, lascia fare. Dunque, iniziamo a raccogliere dei metalli. A posto. Qua abbiamo bisogno di nuovo del cannello. A posto. Dammi il martello. Inizia a spaccare completamente tutto. E ok. Allora, quello là è saltato, ma va bene. Recupera tutto, guardati bene intorno. Ok, altri 10. Ma come, scusa, ripulisci il binario? Ma così pochi soldi ci dà? Ah no, scusate, il treno praticamente è già arrivato qua davanti. Che però, vedete? Come detto ragazzi, non si sa il perché lui si è esploso. Comunque va bene, cioè no, no, non va bene, va male. Oh, e raccogli ste foglioline qua, a posto. Sì, come detto ragazzi, mi ero praticamente dimenticato che il coso qui era già arrivato, o meglio, il vagone con tutto il resto, a posto. Allora, vediamo un po'. Se ricordo bene, c'è un enorme stock di mattoni nel magazzino della torre. La capostazione ha bloccato la porta del piano terra dall'interno. Quindi occorre. Va bene. Ho bisogno di una pausa. Meno male che siete arrivati. Il resto del personale della stazione è in ospedale. Sono riuscito a mettere i container sul vagone. Ciò dovrebbe facilitare la pulizia di questo casino. Guardi qui. Credo che questo vagone sia stato usato dai soldati per riportare a casa alcuni civili. Una volta un bombardiere tedesco ha sorvolato il villaggio e non vi erano. Sono riuscito a mettere con E. Va bene. Eravamo terrorizzati. Ha lasciato cadere qualcosa che però non è esploso. Sì, infatti, una bomba che si trova praticamente un po' più avanti. E
questa cosa qui, ragazzi, andremo a vederla tra un po'. Questi qua, ragazzi, vanno fissati, o meglio, riparati in questo modo, a posto. Quindi abbiamo fatto anche questo. Possiamo sistemare anche questo, i cavi della corrente. Sistemiamo anche questo, tanto ormai ci sto. Famo pure questo, dai. Ok, successo anche questo. Olè, ottimo. Dunque, allora, noi eravamo arrivati praticamente con le macerie qui. Quindi facciamo così, datemi un altro po' di macerie. Allora, recupera pure questi. Ah, ok, questo qua è il telefono per chiamare eventuali soccorsi. Per modo di dire, anche perché comunque arrivato a sto punto qua mi sa tanto che non verrà mai nessuno a salvarci le chiappe. Pure se cadrà una bomba, ma qua non ci verrà a salvare proprio nessuno. Comunque, dammi. Dov'è? Ah, cacchio, abbiamo veramente così poche macerie che non ci bastano. Quindi facciamo così, vediamo un po'. Ce la facciamo? Una, due e tre, ok. Dammi il metallo. E che cavolo, già ho finito tutto il metallo. E dai, sfascia fuori tutto. A posto. Sì, ok, ho capito. Questa qui praticamente è la scala, che bisogna anche ristrutturare un attimo. Questo qui è sempre il banco che, come detto, possiamo mettere anche delle migliorie. Quindi gli oggetti comprati o fabbricati nell'officina possono essere collocati sul livello. E come ho detto prima, se vogliamo possiamo anche arredare, cioè arredare, migliorare qualcosina. Molto meglio, molto meglio. Spacca fuori tutto, a posto. Anche perché comunque da un cumulo di macerie del genere non ci esce così tanta roba, ragazzi. Ho capito, questo qua è il muro. A volte bisogna anche costruire i muri. Recupera, recupera. Qui bisogna anche pulire lo sporco vicino ai muri. Come detto, se vedete che vado abbastanza veloce, è come detto, ragazzi. Avendolo già giocato, so come andare avanti, mentre per chi non l'ha mai giocato vi posso dire che leggete con cura tutti i tutorial perché è molto molto fondamentale. Allora aspetta, ritorna qui, prendi il metallo, olè, due. Come avete ben visto, ragazzi, il metallo si consuma veramente molto molto in fretta, quindi dov'è? Ridammi l'altro metallo. E facciamoci anche quest'altro piccolo servizietto. A posto. Questo, questo, questo. E non mi basta. Madonna mia, oh. Come detto, ragazzi, il metallo se ne va via come il pane. A posto. Cerchiamo di finire di raccogliere tutto quello che c'è da raccogliere. Taglia di martellata. Aspetta, la spazzola dopo. Allora, di qua mi sa che c'era, eccolo qua, infatti. Dammi il cannello. Se non ci arrivate, saltellate un po'. E vedete come ci arrivate in men che non si dica. Ando vai, dove è qua? Dammi il metallos. E niente, mi sa che non ci arriva. Dammi il metallo. A posto, finiamo di fare anche qui perché sennò altrimenti non posso andare a prendere ma materiale. A parte il fatto che lo posso pure acquistare, quindi se abbiamo bisogno di materiale lo possiamo anche acquistare senza problemi. Dopo vi faccio vedere. Recupera, a posto, recupera, recupera. Vai, 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 vai così, vai così. Come se non ci fosse un domani, buon uomo. Dai, è così. Allora, dammi la legna. Metti qui. Metti il palo. Metti questa e metti questa. Ok. Come detto, ragazzi, se vogliamo acquistare anche i materiali, quindi
materiali da costruzione, vedete che possiamo acquistare mattoni, metallo, legno e macerie, però naturalmente tutto questo ha il costo dei nostri punti, tra virgolette, lavorativi. Ora ritorno indietro, era giusto per farvi vedere. Dammi il cannellus. A posto. Taglia questo. A posto. Taglia anche questo. Ale, ottimo. E con questo qui che abbiamo facciamo lo stesso lavoro di prima. Questo, questo e questo è a posto. Tab per visual. Allora, ragazzi, visto e considerato che abbiamo ancora altri 2 punti esperienza, io direi quasi quasi di aumentare questo qua a ben 150, se vogliamo. E allora, va bene, quindi ci danno praticamente più 250 punti. Mo bisogna vedere se sti 250 punti ce li danno per davvero oppure una cagata. Non lo so, comunque. Fascia fuori tutto. Qui, ragazzi, bisogna rifarlo il muro. Tra un po' vi faccio anche vedere come. Non vi preoccupate perché noi siamo anche dei muratori provetto, eh. Con la birrozza. Poi abbiamo i mattoni, anzi i mattoncini. Noi siamo anche dei muratori provetto. Con birra, peroni. E con panino con la mortazza. Ma che ne sanno questi, che ne sanno? Uno, due e tre. E adesso possiamo iniziare a costruire questo. Però prima di fare questo, andiamo a pulire con la spazzola questo. Oggetti, manifesto di carico. Anzi no, manifesto di evacuazione. E inizia a pulire praticamente tutto quello che c'è da pulire in questo modo qui. Come detto, ragazzi, per me è un gioco che vale veramente tanto, eh. Poi non so voi, ma a me piace. Poi c'è a chi non piace, c'è a chi piacciono questi tipi di giochi qui, ma a me veramente sono quei giochi che ti fanno pensare a quello che è stato, a quello che è successo prima. Insomma, tutta una serie di cose. Recupera. Allora, andiamo al piano superiore. Ah, però aspetta, prima di andare al piano superiore, io direi di fare. O meglio, no, aspettate, prima finiamo di fare tutto. Poi dopo, se abbiamo un po' di materiali da consumare, allora magari possiamo mettere delle panchine, insomma, fare un pochettino di cose. Apri, olè, salve. Che si può? Chi è? Al telefono, dica. Sulla cassaforte. Sulla catastrofe, scusate, che cassaforte? Niente, ragazzi, non possiamo leggerlo in italiano. Sì, però leva sta pala, metteva spazzola almeno. 816, this is Gimbert. Say again. My God. We'll call the fire brigade. Do anything you can to detach the carriage with the. What do you mean by civilians? The schedule says it's supposed to be a military transport. A what? That's against every possible procedure. God help us! E quindi questo, ragazzi, ci fa praticamente capire quello che è successo prima e tutto il resto. Scendi qua. Ale, ottimo. Questi sono i nostri mattoncini che ci serviranno per fare questo lavoro. Ale, ottimo. Dunque, dammi i mattoncini, eccoli qua. E iniziamo a costruire questo muretto, che poi non sarà un muretto vero e proprio, ma ci saranno anche delle finestre da posizionare. Non andremo a posizionarle noi, ragazzi, perché non sappiamo nemmeno come si fanno le finestre, e quindi le andrà a posizionare in modo automatico. Ok, vai così. Non vi preoccupate che poi dopo ci saranno anche le. Come si chiamano? Come si chiama? Mannaggia, mi sono dimenticato. Le impalcature con le scale e tutto il resto. Insomma, se non possiamo arrivare ad una certa altezza, ci sta anche l'impalcatura con una scala. Ok, vai, vai.
Vai così, vai così. Un altro po' e abbiamo quasi finito. I mattoncini pure si se ne vanno come il pane, se ne vanno come il pane. Allora, credo che forse ce la dovremmo fare ad alzare lo sguardo in su. Secondo me no. Allora, aspetta. Mattoncini, mattoncini. E infatti, biglietto per bara, seconda classe. Aspetta un po'. London, Necropolis, Coffin, Ticket. Ah, bene, 67-69. Ma ulteriori dettagli? Ah, manifesto del governo sull'evacuazione dei bambini. Ah, esplosione di un treno militare. Ah, due morti, numerosi feriti, stazione di città danneggiata. Il tragico incidente si è verificato ieri intorno alle 13:45 nella città di Soham, nel Cambridgeshire orientale. Credo che l'ho pronunciato malamente. Un treno merci pesante composto da 44 vagoni contenenti un peso totale di 400 tonnellate di bombe e pezzi di caccia è entrato nella stazione ferroviaria della città con uno dei vagoni in fiamme. Il carico militare avrebbe potuto esplodere da un momento all'altro. Però scusate, non era quello che era esploso? Manifesto di carico. Caricatore a tamburo, perforante, esplosiva, incendiaria. Biglietto ferroviario per il trasporto della bara, seconda classe. Ok, perfetto. Comunque, tornando a noi, questa qui ci paga, o meglio, ci costa zero. Però questa qui, 75. Se abbiamo i materiali, la possiamo costruire. Sempre così, ragazzi, sempre così, sempre, sempre così. Quindi, mi raccomando, non vi preoccupate, perché come detto, se non riuscite quantomeno a comprare una cosa, se avete materiali, ve la fate da voi. Ale, a posto, adesso c'è bisogno dello stucco. Quindi vai qua, prendi lo stucco e famo un lavoro di fino. Guarda qua, guarda qua. Altro che panino con la mortazza e birra Peroni. Qua ci devono pagare bene, eh? Te, guarda qua. Ammazza che lavoretto tutto fino che te sto a fa, giovanotto. Qua mi devi pagare bene. Non bene, ma benissimo proprio. Quindi, come detto, altro che panino con la mortazza e birra Peroni. Noi qua vogliamo un bel piatto di fagioli. Una bella pasta e fagioli. Allora, aspetta un attimo, dammi il legno. Eh sì, ragazzi, purtroppo sì. Anzi, no, aspetta, dammi le assi. Olè. Tacchete e tacchete. Altri 150 punti esperienza. Punti lavorativi, punti pulizia, non lo so. Ok, a posto. Allora, fatto questo, dobbiamo creare la tettoia e riparare il tetto della stazione. La tettoia si trova dall'altro lato, che tra un po' ci arriveremo. Mentre invece per fare il tetto qua, ora vi faccio vedere. Tacchete, no, niente, 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 non va. Non va. Ertacchete non ha funzionato. Occhio, ertacchete adesso ha funzionato, ok. Dunque, allora, rompi. Abbiamo un po' di legname, sì. Ora iniziamo a costruire il tetto, ecco infatti, praticamente vi fa vedere quello che serve. Come detto ragazzi, voi leggetevi sempre il libro mastro perché comunque serve. Come detto, se vedete che vado spedito eccetera eccetera è perché comunque già l'ho giocato e quindi praticamente so quello che serve e quello che non serve. Dunque, abbiamo già finito il legname? Ah no, 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 no. Ok. Pensavo che già l'avessimo finito. Tanto comunque problemi non ce ne sono perché lo posso sempre acquistare. Mannaggia la miseria, oh. State fermo. Ecco, ma qua come cavolo ci salgo io qua? E niente. Mi sa tanto, signori, che dobbiamo creare una di queste. A posto. Creata. Dammi questa qua, va. Forse magari con l'impalcatura è molto più, diciamo, tra virgolette, più semplice del previsto.
Ok, sali qua. Metti le altre assi. Ok, dunque, allora, questi qua, come detto, o li possiamo comprare con i punti che abbiamo oppure crearli. Naturalmente, sempre se abbiamo i materiali giusti. Allora, materiali da costruzione. Allora, mi serve uno di questo e lo vado a creare. E due di questi. Uno e due. E stiamo a posto. Ora, torniamo giù. Torniamo su. Meno male soltanto, ragazzi, che non ci sono i danni da caduta. E questa è un'ottima coscia de pollo. Piazza qui e piazza qua. Altri 150 punti per Papino. E stiamo a posto. Allora, qua non possiamo andare oltre. Possiamo ripulire e non c'è nient'altro. Ah, aspetta. Che cos'è questo? Cari mamma e papà, grazie per avermi mandato qui dei miei nuovi genitori affidatari. La campagna è bellissima e il signor Hughes dice che qui sono più al sicuro che a casa. Questo è un bene, ma mi preoccupa un po' il fatto che siate rimasti a Londra. Devo lavorare molto per i signori Huggers. Oh, vabbè. Come boia si chiamano loro. Ma non mi lamento, la cucina della signora Huggies è molto deliziosa e il signor Huggies mi ha fatto una bambola. Buon per te, buon per te. Ok, dai, allora ragazzi, aspetta che là c'è maceria. Maceria, qua non c'è sta niente. Altra. Ma che è un gufo? Ma come ti permetti di venire a casa mia a rompere i marones? Tiè, guarda qua, l'erba pure qua sopra si è fatta. Ah, aspetta, mi sa che dovevamo pulire pure là dentro. È giusto? È giusto, sì. Aspetta, olè. Un attimo di pazienza, signori, eh. No, 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 no. Non è che funziona così l'impalcatura, buon uomo. A posto. Olè. Olè. Ottimo. Allora, iniziamo a ripulire pure questa zona. La mapala. Inizia ad impalare tutto. Già non ci va più niente, bene. Però almeno qualche altra cosina la togliamo. Magari anche con un po' di quest'erba. Questo qui bisogna pulirlo. A posto. Vediamo un po'. Questo qua. Manifesto del governo dell'evacuazione dei bambini. Ah, un'altra volta? Ah no, però evacuazione 2. Ok, perfetto. Ottimo. Dunque, allora, mi sa che qua muro sporco non ne vedo. Allora, martello. Ok, allora abbiamo svuotato le tasche. Come si suol dire. Ridamma la pala. A posto. Allora, qua c'è questo. Allora, credo che forse qua magari di erba qua sopra ne abbiamo? No, perché sapete com'è, no? Qua erba non ce n'è, stiamo a posto. Questo niente. Martellonzo, martellonzo, martello, a posto. Allora, dammi la pala, impala tutto, tacchede, a ridagliela un'altra volta pieno, olè. Aspetti, un attimo di pazienza. A posto, olè. Recupera, recupera. Ancora dell'altra erba da qualche parte? No, non mi pare di vedere nient'altro. Qui, ragazzi, come detto, possiamo costruire quello che vogliamo, a parte che, anzi, a patto che abbiamo i materiali. Dunque, indietro, andiamo qui, inizia la costruzione. Allora, qui possiamo costruire o una semplice tettoia. Un gazebo rivestito oppure una grande tettoia. Allora, gazebo rivestito diciamo che mi intriga molto di più, però come detto mi raccomando i materiali. Se avete materiali che non sapete proprio che cavolo farvene, allora prendete e iniziate a gioire. Piglia tutto, è a posto, iniziamo a costruire pure qui. Allora, abbiamo bisogno di mattonata. Mattonata c'è. Qui abbiamo bisogno di metallo. E il metallo c'è. Già fatto tutto quanto con la mattonata? Ah no, aspettate, mattonata pure qua. Mattonata.
Mattonata e mattonata, a posto. Qua invece serve legname, legno, legno pure qui. Sopra, che serve? Aspetta, allora qua serve metallo, però aspetta un attimo perché qua dietro non mi pare che abbia messo... mi sa tanto che non abbiamo messo le cose là, come si chiamano? Le ringhiere dall'altro lato. Aspettate un po', fatemi cercare di capire. Allora, di macerie ragazzi non ne abbiamo più, quindi bisogna un attimino stare accorti. Famo così, andiamo a vedere un attimo, perché non sono tanto convinto e sicuro di questa cosa, però, eh. Scusi, buon uomo, me la lasci qui. C'è possibilità di salire? T'ho detto di salire, non di scendere. Allora, qua si può salire, però, come detto, non so se le ha costruite pure qua le cose, le ringhiere, ma sicuramente no. Sicuramente no. Mannaggia. Metallo. Metallo. Anche qui. Qui. Come detto, qua ragazzi possiamo anche arredare. Allora, mi sa che abbiamo fatto tutto, giusto? Allora, questa qui è tipo come una sala di aspetto. Chiama la centrale? No, perché come potete ben notare... obiettivo principale 85%, quindi non è finito tutto. Fatemi dare un'occhiata. Ma come cacchio faccio a dargli un'occhiata qua? Non è che questa qua me la posso tirare giù. Che te vuoi tirare giù? Che c'è rimasto più? No, aspetta. Lettera dei bambini. Eccola qui. Occhio che mi ha laggato. Allora, scrivo questa lettera principalmente per me stesso, perché so che per ora non ne capite. Non ne capirete molto. Forse le ho conservate e un giorno le leggerete da adulti e allora mi perdonerete o forse mi odierete ancora di più. Mandarti via è stata la scelta giusta, così come la decisione di vostro padre di combattere sul continente, tutto per tenervi al sicuro e lo siete e il mio cuore è spezzato, cari bambini. Ah, aspetta, continuava? Una parte del mio cuore si è spezzata quando Tom è partito per la guerra. Due piccoli pezzi si sono rotti quando vi ho visto partire sul treno, allora. E un altro si è spezzato ieri quando mi hanno detto che Tom, il mio Tommy, tuo padre, era morto in Francia. Mi è rimasto questo pezzo di cuore strappato e sanguinante. Non potete nemmeno immaginare quanto faccia male. Aspettarvi è un'angoscia, così come il pensiero di dover essere di nuovo vostra madre, il vostro unico genitore. Non dico assolutamente che non vi voglio più bene, ma non posso continuare a farlo, non qui, non con voi, non senza di lui. Forse i vostri genitori adottivi temporanei vi prenderanno permanentemente, non ci vedremo mai più mamma. Allora, questo qui praticamente, grazie per avermi mandato qui, dei miei nuovi... questo qui è quella lì che continuava, hanno una nipota. Hanno una nipota. Ah, nipotina, scusate. A volte giochiamo insieme al fiume. Mi mancate molto. È un peccato che non sarete qui per il mio compleanno. I miei genitori adottivi sono molto più allegri di voi due, ma preferirei essere con voi. Spero di vedervi presto. Vi voglio bene. Questo qua invece. Quando il macchinista Benjamin Gimbert si è reso conto della situazione, ha ordinato al pompiere John di staccare il vagone in fiamme. Subito dopo aver staccato la macchina, Gimbert iniziò ad allontanare il vagone dalla stazione. L'esplosione è avvenuta a circa 140 metri dagli edifici della stazione. La distanza è stata sufficiente per evitare una reazione a catena che avrebbe fatto esplodere l'intero treno e raso al suolo la stazione. Tuttavia, John è morto nel disastro e il capostazione Frank, presente sul binario al momento dell'esplosione, è deceduto oggi in ospedale. Molte altre persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui il macchinista Benjamin Gimbert, il cui atto eroico è già considerato degno di essere premiato con la croce di San Giorgio.
Allora, vediamo un po' questo qua, niente. Eh sì, perché devo vedere un attimino, no? Ok, a posto, quindi ce li siamo letti praticamente tutti. Va bene, dai ragazzi, allora io direi che per questo primo episodio della serie di World War II Rebuilder è tutto, mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate, mi raccomando, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!